Prima di passare ai successivi teoremi, vediamo quali possibili esercizi possono esserci assegnati sul teorema di Rolle. Esercizio numero 1. Verificare se la funzione f di x uguale radice di 1 meno x al quadrato definita nell'intervallo meno 1, 1 a valori in R soddisfa l'ipotesi del teorema di Rolle. Ed eventualmente determinare il punto C in cui risulta f' di c uguale a 0. Quindi dobbiamo vedere se sono soddisfatte le ipotesi del teorema ed eventualmente trovare almeno un punto a tangente orizzontale. La prima ipotesi che dobbiamo verificare è che la funzione sia continua nell'intervallo meno 1, 1 chiuso e limitato. E questo lo diamo per scontato, visto che si tratta della funzione composta di due funzioni continue. Praticamente si tratta della funzione f di y uguale a radice di y che è continua in tutto l'intervallo 0 più infinito e della funzione polinomica y uguale 1 meno x al quadrato che è continua in tutto R. Quindi la nostra è composta da due funzioni continue. Per il teorema di continuità della funzione composta, la nostra è continua in tutto meno 1, 1. Per quanto riguarda la derivabilità, possiamo applicare il teorema di derivabilità della funzione composta, ma facciamolo in una maniera più diretta. Calcoliamo materialmente la derivata prima, meno 2x fratto 2 radice di 1 meno x al quadrato, e guardando questa derivata prima come è risultata, la sua espressione, chiediamoci se esiste nell'intervallo aperto, sicuramente sì, quindi questa derivata esiste qualunque sia x appartenente all'intervallo meno 1, 1. Vi faccio notare che nei punti 1 e meno 1 esiste la radice, ma non la divisione per la radice, non si può fare la divisione per 0. Quindi le ipotesi del teorema di Rolle sono soddisfatte, nel senso che nell'intervallo chiuso vi è la continuità e nell'intervallo aperto vi è la derivabilità. Ma ricordiamoci che c'è una terza ipotesi caratterizzante, la funzione negli estremi, in 1 e in meno 1, dovrebbe assumere lo stesso valore. Siccome si tratta di una funzione pari, in cui la x compare solo al quadrato, da questo punto di vista non c'è problema. F di meno 1 uguale f di 1 uguale radice di 1 meno 1 uguale 0. A questo punto sappiamo che la nostra funzione soddisfa l'ipotesi del teorema di Rolle. Come facciamo a trovare almeno un punto in cui la derivata prima è uguale a 0? Molto semplicemente, alla derivata prima, la derivata prima l'abbiamo già calcolata, la uguagliamo a 0 e evidentemente la soluzione di questa equazione è x uguale a 0. X uguale a 0 è un punto interno all'intervallo meno 1, 1 in cui la derivata prima si annulla. Secondo esempio, consideriamo la funzione f di x uguale valore assoluto di x meno 1, definita nell'intervallo 0,2. Decidiamo se questa funzione soddisfa l'ipotesi del teorema di Rolle ed eventualmente calcoliamone il valore interno in cui la derivata prima è 0. Sicuramente la funzione è continua in tutto 0,2. Vi faccio notare che la funzione f di x uguale x meno 1 in valore assoluto si può riscrivere come x meno 1 se x meno 1 è maggiore o uguale di 0, cioè se x è maggiore o uguale di 1, meno x più 1 se x è minore di 1. Quindi la legge della nostra funzione diventa in realtà x meno 1 se x è maggiore o uguale di 1, meno x più 1 se x è minore di 1. Allora non vi sarà difficile capire che il grafico della funzione è fatto in questa maniera, infatti per x compreso tra 0 e 1 coincide con i punti della retta y uguale meno x più 1, che tutti quanti sapete disegnare, per x maggiore di 1 coincide con i punti della retta y uguale x meno 1. Quindi la nostra funzione, attenzione che la dobbiamo guardare per x compreso tra 0 e 2, ha questo andamento qui e ci accorgiamo subito che nel punto x uguale 1 presenta il classico punto angoloso. Quindi in questo caso qual è l'ipotesi del teorema di Rolle che è venuta a cadere? La funzione è sicuramente continua in tutto l'intervallo 0,2,
Risulta ancora che f di 0 uguale f di 2 uguale ad 1, andate a sostituire nella legge della funzione, viene a mancare la derivabilità in tutto l'intervallo aperto 0,2, infatti in 1 ha un punto angoloso. E infatti, venendo in questo caso a mancare anche una sola piccolissima ipotesi, cioè la derivabilità con l'eccezione di un punto, in questo caso non abbiamo nessun punto a tangente orizzontali, quindi le ipotesi nei teoremi sono assolutamente fondamentali. Spesso ormai succede che i ragazzi si presentano a un esame orale e ad una domanda diretta su un certo teorema vanno immediatamente ad enunciare la tesi, se non un pezzo della tesi. Quella tesi vale se valgono certe ipotesi. Inventiamoci ancora un terzo esercizio, supponiamo di avere la funzione f di x uguale kx meno 1 fratto x più 4 definita nell'intervallo meno 2, 2 a valori in R con k parametro reale e chiediamoci se esiste un qualche valore di k per cui siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Rolle. Non vi impressionate mai dei parametri, semplicemente se vi chiedono come deve essere fatto un certo parametro affinché succeda una certa cosa, limitatevi a imporre quella certa cosa. Dobbiamo imporre le condizioni del teorema di Rolle. Diamo per scontato che la nostra funzione sia continua nell'intervallo meno 2, 2. Si tratta di una funzione fratta di due polinomi definita per ogni x diverso da meno 4, l'unico valore che annulla il denominatore, e quindi è sicuramente continua e derivabile in tutto l'intervallo meno 2, 2. Continua in meno 2, 2 chiuso e derivabile nell'intervallo meno 2, 2 aperto. In realtà la funzione, abbiamo detto, è continua e derivabile in tutto R tranne in x uguale a meno 4, ma a noi ci interessa stressare queste due condizioni. L'altra ipotesi che ci servirebbe che f di meno 2 fosse uguale ad f di 2. Quindi k qui non è entrato in gioco, nel senso non c'è bisogno di k, per qualunque k risulta essere continua e derivabile. Invece per imporre f di meno 2 uguale f di 2 dobbiamo tirare in gioco k. Infatti andiamo nella legge della funzione, sostituiamo al posto di x meno 2 ed otteniamo k per meno 2 meno 1 diviso meno 2 più 4 dovrebbe essere uguale, adesso sostituiamo 2, k per 2 meno 1 fratto 2 più 4. E questa che cos'è? Questa è un'equazione di primo grado in k che mi dà l'unico valore di k per cui è possibile applicare il teorema di Rolle. C'è bisogno di fare i calcoli, se li facciamo, meno 2k meno 1 fratto 2 deve essere uguale a 2k meno 1 fratto 6. Possiamo a questo punto fare il minimo comune multiplo che è 6, o più semplicemente moltiplicare per 6 ambo i membri dell'equazione, che è la stessa cosa, semplificare. Moltiplicare meno 6k meno 3 uguale a 2k meno 1, isolare k, quindi portiamo meno 6k da questa parte e meno 1 dall'altra parte, otteniamo meno 2 uguale ad 8k, cioè k uguale a meno 1 quarto. Quindi si può applicare il teorema di Rolle purché k sia uguale a meno 1 quarto. Abbiamo semplicemente imposto le condizioni.